Salve a tutti, ben ritrovati ad Arte, la nostra rubrica dell'arte a 360 gradi. Come sempre, come ogni lunedì, vi facciamo compagnia in questa mezz'oretta di arte e di cultura del Cilento, del Cilentani e della provincia di Salerno. Siamo qui sempre a Stile TV e oggi con me è un nuovo ospite, lui è Vincenzo Paudice, un artista. Ciao Salve, Vincenzo, ciao. ciao. E io voglio raccontare, tempo fa Vincenzo venne a registrare con Milva Carrozza perché lui, oltre, dopo ne parliamo meglio con lui, ha scritto diversi appunti di viaggio, alcuni viaggi che ha fatto dove lui gira con la sua scatoletta, che poi vedremo, e venne a parlare con Milva di alcuni testi, questi libri, insomma, di testi dei suoi viaggi, e mi colse molto l'occasione di invitarlo perché oltre a fare i testi, quindi faceva anche questi acquarelli molto belli che poi vedremo insieme. Ed è questo il motivo per cui adesso sta qui. Ok, allora Vincenzo. Salve a Sì, te. salve, ai Salve a tutti. telespettatori, perfetto. E so che oggi tu mi hai portato un po' di, come dicevamo prima, un po' di acquarelli fatti, un po' Sì. di Fatti quadri, di quadri di viaggi, appunti di viaggi. durante i miei viaggi in Grecia, a Delo, a Creta in particolare, nel Peloponneso, partendo sempre dalla Magna Grecia, partendo da Pestum, partendo da Metaponto, partendo da Crotone, Beh, certo, quindi c'è i questa miei. fortuna di essere qua Sì, vicino, quindi no, comunque. non si poteva, e poi il Cilento, Pestum è la porta del Cilento, quindi tutto sommato mi trovo bene, cioè si parte da un Chiaro. Parte da un punto, punto per arrivare ad altro. sì. Quindi, infatti, diciamo che tutti quanti i tuoi libri, i tuoi appunti, quindi questi sono quattro, io qui ce n'ho uno perché questo è quello che mi regalasti tu quando venisti con Milva. Poi ce ne sono gli altri due. L'uno, abbiamo detto, no, non ci sta purtroppo, non È l'abbiamo portato finita. perché è finito. Vabbè, quindi vuol dire che sono andati bene le Sì, vendite. si prendono sul sito E poi poi si eventualmente. prende quello che dopo diremo. Sì. E qua sopra, insomma, ci sono delle foto, delle immagini che poi vedremo, che partono da Pestum e Certo. poi via via ci stanno l'evoluzione, quindi varie altre foto, foto dico, ma sono sempre dipinti di Sì, acquarelli, sono acquarelli fatti sul fatti poi posto, sul sì. posto, quindi in Grecia, a Creta, insomma, Come in questi faremo posti che. adesso? Ed è quello appunto che faremo adesso, perché adesso Vincenzo ci illustrerà un po' la tecnica dell'acquarello, quello che vuol dire quindi fare dipingere con l'acquarello, e quindi farà uno, forse due dipinti. Vediamo Vediamo con il com'è tempo, sì. tempistica. Ok, Dunque, Vincenzo. allora, niente, l'acquarello che uso io è un po' l'acquarello e la tecnica inglese, quelle che usavano i viaggiatori, fortunati quelli che sapevano fare l'acquarello, altrimenti i grandi viaggiatori del Grand Tour si portavano il disegnatore come compagnia. Quindi la tecnica inglese che non prevede l'utilizzo del bianco e del nero, il bianco è il foglio, per cui questa tecnica parte dal presupposto che i colori vanno messi a gradazione. Un tono molto molto leggero e poi pian piano si va verso i contrasti e i chiaroscuri. Se si sbaglia, si fa un colore troppo scuro, l'acquarello chiaramente si deve buttare perché non si può schiarire. Questa è la tecnica Ah, inglese, però sì, quindi per arrivare al colore si, scuro si parte sempre da una sempre da un parte colore chiaro, poi chiaro, sopra da quel un, colore e poi chiaro si ci metti un sovrappone il altro colore, colore si piano sovrappone. piano, sì. Ok. Adesso lo vediamo. Ad esempio, Ma questa, io ho. diciamo, questa qua invece, Vincenzo, è la valigetta che ti porti Questa è la dietro, valigetta che mi porto dietro, dove all'interno ci sta un taglierino, eh? c'è dello Taglierino, c'è una scotch, penna, sì, certo. Scotch, praticamente matite, c'è colori. la mattonellina dove stempero i colori, ci Ah, sta del fiele di bue che mi serve file di per, bue. da mettere, sì, da mettere nell'acqua, Insomma, segreti anche. eccolo qua, sì. È un po' di fine che si mette nell'acqua in modo che il colore si diluisce meglio, cioè almeno il pigmento del colore, e quindi mi siedo, trovando sempre un posto all'ombra, nei vari siti Paglietta archeologici pure. con il cappellino, sì, abbastanza largo. Di solito ne uso uno, da borghese qua, ad Eboli, Uno da mentre turista. invece è uno da turista quando vado in Grecia. Allora iniziamo subito, dicevo, Sì. i colori devono essere molto diluiti. Io ai miei alunni dicevo sempre l'acquarello si fa con l'acqua, quindi si bagna il pennello nel colore, però sempre nell'acqua. Si deposita l'acqua sul foglio, nelle zone che si vogliono colorare. Il foglio di acquarello è un foglio particolare, cioè è un foglio fatto di cotone, senza colla, senza acidi, e quindi e non deve essere molto assorbente, e poi il foglio stesso, dipende poi dalla grammatura, dal tipo di carta, assorbe il colore e crea l'acquerello. Sembra facile a dirsi, poi tutto sommato
tutti i miei alunni che ci hanno provato sono diventati tutti quanti bravi, alcuni degli ottimi acquarellisti, il che significa che non è impossibile per nessuno fare l'acquarello. Questo pure vuol dire che sei bravo a insegnare. No, sì, va bene, però al di là dell'insegnamento la cosa importante è... Adesso non stai andando nel dettaglio appunto a delineare il mattoncino, no, si mette la prima fase. Sì, la prima fase io devo mettere il colore sulle varie zone. Che vuoi dire? Dopodiché è un colore che giustamente va compensato. Il foglio di carta fa il resto. Ah, quindi è una carta particolare. Sì, è una carta particolare, ho detto, senza colla. Ma si compra senza... tranquillamente. Sì, certo. Nei negozi di belle arti. Quindi, dicevo, è di cotone al 100%, vabbè? Sempre molta acqua. Bisogna immediatamente capire i toni, i chiaroscuri, i colori e i volumi di quello che si vuole fare. Una volta capito questo, si può incominciare a lavorare. La carta non ha un'assorbenza immediata, quindi mentre si lavora in una zona, l'altra si lascia asciugare. Perciò ti sposti da una parte all'altra. Mi sposto in continuazione proprio per permettere che la carta asciughi e io poi posso ritornarci sopra. Va bene? Questa mi ha detto cos'è una del Cilento? Questa qui è una tipica finestra cilentana. Cilentana, dove ci sono le mura fatte a pietra. Sì, la pietra cilentana è eccezionale. Con l'archetto semiribassato, non è un arco a tutto sesto. Sì, sì. La tipica finestrina in legno dipinta di verde, perché. Cioè, dove so che insomma sei in pensione adesso, come non insegni adesso più, come in pensione, no? Fortunatamente. Però l'ultima scuola Stavia al liceo Ebbri? Dunque, io ho iniziato a insegnare nel 70 a Salerno, al liceo artistico di Salerno, a Sabatini. Poi nel 72 ad Eboli, quando dipendeva ancora dal liceo di Salerno, dal liceo artistico di Salerno. Poi passato di ruolo, abilitatomi. Ma già ero abilitato quando incominciai a insegnare, anzi incominciai a insegnare che stavo ancora all'Accademia, a dire la verità, perché una volta si insegnava portando le cartelle artistiche, cioè per entrare in graduatoria dovevi avere una valutazione nella tua documentazione artistica, se la valutazione superava il 18 entravi in graduatoria, altrimenti potevi avere anche 1000 punti, in graduatoria non c'entravi. No. Allora si parlava di, ecco, questo è il merito della scuola e non il merito scelto adesso per simpatia come vorrebbero le nostre riforme. Però allora uno che è stato a scuola per 40 anni, tutto insomma, queste cose queste cose le sente. Vabbè, ma al di là di qui. E niente, poi decisi di cambiare, andai a Venezia, cioè ad insegnare al liceo artistico di Venezia, sono stato là per 2 anni, cercavo a dire la verità casa per sistemarmi con portare su la famiglia, purtroppo capitai in un periodo eccezionale, cioè c'era stata l'acqua alta 4 anni prima, un record assoluto, e erano saltate tutte le caldaie di riscaldamento, per cui i veneziani incominciarono a vendere case a Venezia per comprare a Mestre. Io volevo fittare e purtroppo non trovai case da fittare perché si vendevano solo a me. O a Mestre si vendeva, o a Venezia. Comprare. Lo stipendio di un povero insegnante era di 504.000 lire al mese, quindi molto basso. E allora decisi di tornarmene. Rifeci la domanda di trasferimento, sono tornato a Eboli e sono tornato l'anno del terremoto.
Mi sono fermato là, pure perché avevo illustri predecessori che si erano fermati ad Eboli e quindi tutto sommato non mi sono Che poi diciamo trovato che male. Eboli è stato anche il professore di Pasquale Ciao. E non solo di Pasquale Sciascia. Vabbè, io dico Pasquale Ciao perché è un amico che è venuto anche qui a Sì. trovarci con le sue sculture In nel legno. legno, nel Sì. legno di olivo. Sì. Vabbè, allora, Niente, mentre tu anche. continui Sì. là, Vince, io volevo, se no non ci perdiamo, Dimmi, dimmi, dimmi. Sì. volevo far notare alla regia, insomma, questi quadretti che abbiamo qui, su questo. Eccolo. Ogni tanto adesso io cambierò qualche quadretto, in modo che possiamo vedere, apprezzare anche questi quadri. Ecco qua. Allora, questo qui stiamo a Parco Archeologico con Ulivo Gortina. di Cortina. Gortina si trova nella parte meridionale, centrale di Qui possiamo Creta. vedere Santorini, eccolo qua, una veduta di Santorini. Qua il Dello Santuario di Dionisio delle Cicladi. Sì. Eccolo qui. Ecco, bello questo sistema a T. Ecco qua. Vi faccio Giusto. scorrere le immagini. Santuario di Dionisio. Di Dionisio, sì. Dionisio. Scusatemi. Eccolo qua. Che bello. Guardate il cielo, quanto è bello. Sembra veramente una fotografia. È un acquarello. Bello, molto molto bello. Allora. Poi che ci abbiamo più qua? Questo no, questo qua mi piace. Qui dietro, no? Resti di Macina, Itanos, Sì, questo a è Creta. Itanos. Itanos è l'estremo oriente di Creta, è la punta più lontana, proprio quella lì che vicino c'era un grande centro, Nel c'era frattempo qui Katozagos. il quadro prende sempre più forma, quello che sta facendo. È cominciato con una parte, quindi come diceva prima, la parte chiara, quindi il colore giallo del mattone, dell'azzurrino, insomma, dell'ombra. Adesso sta piano piano scurendo un po' di più. Infatti adesso io questo qui sto notando questo scurimento. Giusto, Vincenzo? Lo Sì, dico bene? Ok, piano piano stiamo stai alzando i alzando il toni, tono. non del Ok, discorso, ma i toni del ok. colore. Ok, quindi altra pausa mentre c'è di qualche altro quadro. Mi aiuti? Ok. Sì, dunque, niente, questo è Katozagros. Katozagros è un Scalinata centro. d'accesso dalla corte superiore. Sì, è un Eccolo qua, centro. questo è un po' più grosso. Minoico, sì, è un centro minoico di grandissima importanza perché era Ah, il che punto bello di questo. partenza dell'economia cretese. Esportavano olio d'oliva e praticamente la esportavano in tutto il Medio Oriente. Difatti è la città più estrema, più orientale di Creta. Questa Abbiamo invece una barca in disarmo è una dalle rovine di barca in disarmo Delos. di Delo. Delo è un centro particolare perché Delo Eccola qua. è Che l'isola dove è nata bella Apollo, sta sì, barca. e dove. Vince, io piglio quest'altra, scusami Sì, che ti passo fai. avanti. Così No, figurati. mi riporto qua. Va, così. Sì, Oh. ok, bravo. Oh. Allora, è dove Atene, con la Dela di Delo, con la Lega di Delo, dopo la sconfitta dei persiani, tentò la sua impresa imperialistica, formando la Lega di Delo, in nome di Apollo, e quindi cercando di imporsi su tutte le altre città delle Cicladi, cioè su tutte le isole delle Cicladi e su tutte le città della Grecia. Gli andò Ok. male perché purtroppo si scontrò con una città della Magna Grecia, con Siracusa, e quindi la perse. Stai facendo mo? Niente, questa è una grondaia, Ah, sto grondaia. cercando di mettere un L'ombra. poco di ombra sulla Bravo. grondaia, giusto perché. E la stessa ombra la vado a mettere poi un poco sulle piante. Giusto due parole però, così dipingi, su questo, l'elmo corinzio. Sì. Dov'è? Questo è un elmo corinto, si trova a Corinto, manca a farlo Corinto. apposta, sì, al Museo di Corinto, è tipico del V secolo avanti Cristo. Ok. Teoricamente erano gli elmi degli Opliti e anche degli Spartani, lo usarono anche gli Spartani, e servì a difendere la testa dei soldati Quello è greci in bronzo, durante lo vero? scontro, sì, con i persiani. Infatti l'hai fatto verde Sì, con... bene, sì. Ok. Statua togata. Questa qui è una statua che si trova a Delos sempre.
Comunque, sto facendo vedere queste immagini, ma tutte quante le potete trovare sul sito internet di Vincenzo Paudice, che è paudicevincenzocittadinodelmondo.it. Lì ci sta sia l'ebook, dove ci stanno i libri, gli appunti di viaggio, dove potete leggere sia il testo e sia le immagini. Infatti, quello che vediamo adesso, per esempio, questo qui in particolare è Pestum. E sia lì ci sono anche gallerie dove ci sono tutte quante le immagini, le foto di tutti quanti i dipinti che ha fatto, sia quelli che sto facendo vedere io e tantissimi altri. Lì credo troverete anche i riferimenti Sì, il telefonici sito è in di costruzione, sì. Vincenzo. Sì, troverete anche lì, Maestro Paudice, il numero di riferimento di telefonici, magari se qualcuno lo vuole contattare. Vedete, infatti, qua stiamo vedendo la gallery. E per avere tutte le informazioni anche sulla tecnica magari di dipinto, perché lui è vero che sta in pensione, ma lui non smetterà mai di insegnarlo, giusto? O no? Certo, no. Ah, no, ha detto di no, ha detto che ne insegnerà. No, è importante trasmettere il Trasmettere, sapere, altrimenti perfetto. sarebbe una contraddizione. Cioè, ci ho impiegato 40 anni a imparare, grazie ai miei alunni, quello che conosco, perché si impara con gli alunni, a dire la verità. Cioè, È loro un dare e avere, apprendono. dai, è un No, dare e avere. Questo lo sì, è diceva andare mio a avere, padre, è un certo. professore di matematica in pensione, e quello mi diceva sempre, con gli alunni io ho imparato qualcosa in più. Certo. Perché per dare bisogna comunque aggiornarsi e l'aggiornarsi lo si ottiene proprio grazie a questo stimolo che ti danno gli alunni. Ok, finiamo con queste ultime cose qua. Ecco qua. Bene, finite. Quindi qua sta prendendo più forma, adesso vi dico a voce quello che sta facendo lo spazio, la fuga, diciamo la fuga tra mattone e mattone, Sì. quindi con un colore, un marroncino un po' più scuro sta facendo la fuga in modo che, sa, la fuga è in mezzo quindi si vede un po' più, Risaltano, sì, i si risalta più il contorni mattone, delle quindi è come pietre, se il sì. mattone uscisse fuori. Il Presidente ha già fatto dei puntini rossi, potrebbe essere quindi delle roselline, dei fiori, del verde. giusto, Comunque giusto. nell'insieme è veramente molto bello e mi fa piacere vederlo nascere avanti ai miei occhi. Chiaramente queste sono le bozze degli acquerelli che io faccio in Grecia, cioè Ah, abbozzate in certo. questo. Sì, no, Giusto per darti un abbozzate, riferimento, poi sì, quando torni a casa poi sì, lo con calma, elabori. è Ah, chiaro, certo, chiaro, chiaro. è normale, perché se Quindi volessi la borsa stare. potresti farci anche una fotografia? Ah, no, le fotografie non le faccio, sai perché? No, perdo il senso della luce e del colore. Ah, ok. Anche perché io Beh, sono un impressionante sta cosa. pessimo fotografo, cioè Vedi tu, io e la c'è cioè uno fotografia, dice, sì. mi fai una foto? Sì, aspetta un attimo, No. quindi prendi il cavalletto di te lo dipingi. Sì. E allora Poi per lo se sviluppo aspettate che torno in Italia, cioè, quindi. esatto, bravo. Ho capito. Vediamo se qua si è asciugato, sì. Quindi hai fatto anche il riflesso sul vetro praticamente. Eh sì. Mo sta facendo la guarnizione di gomma tra il vetro e la finestra. No, beh, scherzo, questo No, 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 è l'ombra è della. l'ombra che. È l'ombra che ci sta, sì. Questo qui è la parte abbozzata. È chiaro che a questo punto uno deve iniziare. Ah, quello è il Sì. tuo logo. Fortunatamente non ho bisogno degli occhialini. Guarda, guarda, guarda. Quindi si può dire concluso? No, No, si sì, potrebbe si potrebbe, ancora sì, no, scurire. si deve lavorare ancora, però diciamo che l'impronta, ecco, a questo punto Diciamo basta che per questo, ritornare allo bravo, quello volevo dire, studio e questo, poter quindi lavorare. questo qua è come se Questo quello che è fa lo studio, adesso sì. è quello che avessi fatto davanti alla finestrina
Ah, nel Sì, Cilento esatto, avessi fatto questa cosa. sedersi, fare qua e Poi passare appresso e posso vedere questo continuare. qua. Sì. Poi questo qua, che è più o meno simile, Sì. sarebbe diventata così. Quindi lo studio più accurato. Quindi lo studio lì, voglio dire. E poi quindi lo sviluppo, diciamo, parlando sempre con questo termine, di questo qua. Quindi guarda, li metto a confronto vicino. Guardate, allora, la regia, Attilio, bravissimo, attento. Allora. L'acquerello è questo teoricamente, si parte dai toni molto bassi, poi piano piano si scuriscono. Non si può partire da toni molto pesanti perché altrimenti se si vuole Retrocede il trovare la flash. luce, l'ho detto prima, il bianco non c'è negli acquerelli, nella tecnica inglese, per cui se i bianchi scompaiono, scompare la luce dall'acquerello. Quindi i bianchi vanno, si inizia con molta luce, poi la luce va ristretta fino ad avere la luce ottimale e quindi quei pochi bianchi che, come le antiche lumeggiature del Cinquecento, mettevano in risalto il disegno. Questo un poco è Perfetto. la tecnica. Ne potremmo anche iniziare un attimo, Ma no, 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 veloce, perché veloce, la tempistica non ce lo non ce la permette, non ce lo permette. permette. Quindi, Ok. queste. Vince, io insomma ti ringrazio. Abbiamo detto il sito internet del Maestro Prodigio, quindi www.paudicevincenzocittadinodelmondo.it. Il sito è in costruzione, però si Però già possono ci già stanno dei trovare riferimenti, c'è il numero di telefono, no? La mail, sì, ci c'è stanno questi dati. l'email, ci sta il perché viaggio, il perché dipingo, E ci mo stanno alcune pubblicazioni che ho dove andrai fatto quest'estate? quest'estate, ritorno a Creta. Un'altra Per, volta. E no, perché Creta, C'è come troppo diceva da fare. Omero, è l'isola dalle 100 città. Io ne avrò viste, tra ville e città, ne avrò viste una settantina. Me Ah, ne quindi mancano dovrei. 30, dal continente greco, me ne Ma mancano quando vai? ancora Che fai? Una tantissime. ventina di giorni, un mese? Che ci No, stai? un Un mese alla mese? volta, Agosto, luglio, che luglio. forse Preferisco troppo luglio caos, perché è forse. meno affollato. Brava. Si trovano perché quando viaggiamo, io non viaggio tramite agenzie, viaggio un poco fai da te, prendo la macchina e vado, prenoto solamente le navi per l'andata e il Ah, quindi ritorno, ti porti la poi macchina? sì, poi là vado alla ricerca di room, studios oppure appartamenti. Qual è la differenza? Lo diciamo giusto perché se qualcuno Vuole vuole viaggiare? viaggiare, Facciamo anche sì, allora promozione turistica. la room è la camera da letto con il bagno, punto. Lo studios è camera da letto, bagno e angolo cottura. L'appartamento è Tempo un tutto. saloncino con la camera Ma da si trova letto. anche stando lì sul posto, non Si per forza con trovano l'agenzia. perché l'economia greca si aiuta anche con questo, a dire la verità. E se ne trovano tantissime. La cosa che si raccomanda è non andare mai nei centri super affollati perché i prezzi sono esagerati. Uno studios, diciamo, una stanza, una camera da letto con l'angolo cottura Cottura. e il bagno interno si aggira intorno ai 30 euro a coppia al Al giorno. giorno, che non è niente Allora, se quindi ce l'ho a consideriamo i testa, diciamo. prezzi nostri, per cui. Un pensionato della Vincente, mi sa pubblica che adesso mi dà istruzione, qualche sì, riferimento di qualche. un Perché mi sa pensionato della pubblica che in istruzione Grecia non ci si sono mai può stato. permettere un mese di vacanza in Grecia, in Italia una No, settimana, che ci fai? allo Non ci fai. stesso prezzo Costi di una prezzi non ci fai. settimana. Preferisco Nulla, poi. un mese in Grecia. Poi la mia ragazza è Dunque, archeologa. sì. E sempre mi dice che devo andare in Grecia, lei c'è stata varie volte, io non ci sono mai, quindi già so cosa mi aspetta andandoci, capito? Mi farà Bisogna, tutto il giro. sì, bisogna andarci, però te l'ho detto, bisogna andarci viaggiando in un certo modo, cioè si va in un centro, ci si ferma 3-4 giorni, in quei 4 giorni si Sì. gira il raggio e si fanno le zone attorno. Se Ci no anche. si muove facilmente con la Vince, macchina? Sì, dopo ne parliamo dopo. dopo ne parliamo in E in privato, va privato. Adesso voglio bene? salutare perché sennò. Io vi ringrazio ancora per l'assiduo ascolti. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo artista, una nuova storia da raccontare. Grazie a tutti. Ciao. Arrivederci e ci vediamo in Grecia.